Il rito della cresima è celebrato dal vescovo, che può modificarlo in piccola parte per adattarlo alla circostanza. È per questo che dobbiamo essere, non dico pronti a tutti, ma preparati. A proposito, la cresima la fa sempre il vescovo, a cui è riservato poter fare due sacramenti che i sacerdoti non possono fare, ovvero le cresime o l'ordine sacro. L'ordine sacro è il sacramento con il quale viene consacrata una persona diacono, oppure sacerdote che è un po' più del diacono, oppure vescovo che è un po' più di sacerdote. Per dirla così, ma in teoria dovresti ricordarti le cose dei sacramenti. Nel giorno della cresima andiamo a recuperare tanti argomenti, come quello biblico in cui Samuele, il profeta, fu mandato a casa di Jesse per consacrare re uno dei suoi figli come Dio gli aveva detto. Eppure tra tutti quelli che Jesse gli presentò tra i suoi figli, Samuele non ne scelse nessuno, meglio, Dio non ne scelse nessuno, anzi gli suggerì di andare a cercare l'unico che il papà Jesse non aveva indicato, cioè Davide, e lui venne consacrato re. Come? Versandovi dell'olio sulla testa. Quell'olio è diventato parte del nostro sacramento, una delle parti centrali. Quell'olio nel sacramento è detto crisma ed è un vero e proprio olio di consacrazione, ovvero un segno attraverso il quale, mediante la forza del sacramento, noi veniamo resi preziosi agli occhi di Dio. Grazie, ovviamente, alla potenza del dono dello Spirito Santo che porta con sé sempre altri doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio sono sicuramente i più famosi. Ma poi, ricordiamoci, bisogna fare la propria parte. Nel rito, la messa è solitamente uguale al solito. Avremo il distanziamento, useremo la mascherina e poi la messa, come detto, si svolgerà normalmente. Ci sarà una azione che è facoltativa e quindi il vescovo può scegliere di farla oppure no, che è la presentazione dei cresimandi, e avverrebbe dopo la proclamazione del Vangelo, quando ognuno dei cresimandi viene chiamato per nome e ognuno risponderà forte «Eccomi!», ma dipende dalla volontà del vescovo. In ogni caso, finita l'omelia, inizia il rito vero e proprio della cresima durante la messa, ovvero tutti si alzeranno in piedi, il vescovo, che si avvicinerà il più possibile ai cresimandi, parlerà loro chiedendo di rinunciare a Satana e a tutte le sue opere e di credere in Dio. E quando questa professione della fede verrà fatta, allora il vescovo concluderà dicendo: «Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore». Noi risponderemo sempre forte perché è un atto di responsabilità e anche per farci sentire dal vescovo. Dopo aver fatto la professione di fede, il vescovo rimane in piedi e anche i cresimandi. I cresimandi e tutti i presenti vengono invitati a pregare per un attimo, ovvero il vescovo chiederà che il dono dello Spirito Santo scenda su ciascuno di voi. A questo punto noi avremo mani giunte e testa abbassata e pregheremo qualche istante in silenzio. Il vescovo invece stenderà le mani, è un antico segno, per invocare il dono dello Spirito e dirà questa preghiera: Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Spirito Santo Paraclito. Spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. E tutti forte risponderanno Amen. A questo punto i cresimandi che erano seduti al loro posto, a uno, verranno accompagnati dal loro padrino o dalla loro madrina. Il padrino o la madrina dovrà avere il braccio destro appoggiato sulla spalla destra di colui che deve ricevere la cresima. E arrivati vicino al vescovo, bisogna essere vicini in modo che lui possa ungerci la fronte, e sul come, con il protocollo Covid, ci verrà spiegato all'ultimo momento, noi dovremo avvicinarci a lui. La madrina poi dovrà pronunciare il nome della persona che deve essere cresimata. E lo deve dire forte guardando il vescovo. A
Allora il vescovo ripeterà il nome della persona che deve essere consacrata, nel nostro esempio Osvalda, e dirà: Osvalda, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si risponderà, in particolare Osvalda, forte: Amen. E poi il vescovo dirà: la pace sia con te. E il cresimando risponderà: e con il tuo spirito, forte. E poi, insieme al suo padrino o alla sua madrina, tornerà al suo posto. E alla fine la messa si svolgerà normalmente, perché è uguale al solito, fino alla fine.